Buongiorno ragazzi, buongiorno per l'ultimissima volta. Buongiorno dall'Olanda. Buongiorno dall'Olanda, ragazzi, buongiorno dall'Olanda. Ultima giornata, siamo in partenza. Domani si parte, domani mattina presto, quindi oggi non si dorme, nottata. Ma sì, niente, siamo qui per le ultime cose. E purtroppo lasciamo questo spettacolo di città. Questa meraviglia di città. Veramente purtroppo lasciamo questo spettacolo, ragazzi. Penso che è una delle città più belle che ho visto, di viaggi ne ho fatti. Ma una città come Rotterdam difficilmente si può trovare. Altro che America. E nulla, ragazzoni. Oggi è il giorno del football. Il football, ragazzi. Giornata di turnover a quanto pare. 3, 4, 5 cambi nella formazione iniziale. Vedremo. L'importante è entrare in campo col piglio giusto. Entrare in campo col piglio giusto, con la voglia di vincere e provare a buttarla dentro, non essere mosci, aspettare. Guardate che brava la ragazza. Suona la lira, bellissimo. Nulla, ragazzuoli. Quindi io scappo a sbrigare qualche cosina, ultime cose, da fare un macello. So che non ve ne frega nulla, o quasi nulla, però questo, sbrigare qualche cosa, ci sono ancora da spedire dei pacchi, il modem della connessione internet da rinviare indietro, quindi oggi forza di cose siamo senza connessione internet. Insomma, scusate che faccio un salto qui temporale. Op, ok. Niente, ragazzuoli. Questo, diciamo, turnover abbastanza corposo oggi, quindi nella formazione che ci sarà in campo. Vedremo un po' la partita. Non è una partita facile, ovviamente, ma neanche è una partita impossibile, non è un, diciamo, un big match. Quindi cerchiamo di dare il meglio, cerchiamo di rientrare in campo, come dicevo prima, con il piglio giusto, con grinta e di buttarla dentro subito, perché se comincia il nostro periodino, già ora, spero di no, quel periodo che capita ogni anno, una o due volte l'anno, in cui l'Inter non riesce a buttarla dentro, costruisce 25-30 azioni da gol, ma tiri in porta effettivi, nello specchio 4 e 0 gol, o un gol a malapena, quindi speriamo di no. Vediamo, io sono fiducioso in questo, la squadra c'è, la panchina c'è, chiunque andrà, diciamo, in campo oggi. Sanchez non è un giocatore scarso, Frattesi, che vogliamo dirgli? Perciò dico, non facciamoci la testa per queste cose, anzi, bene che abbiamo due squadre praticamente intere. Qua c'è un casino oggi, ragazzi, bellissimo Rotterdam. Allora, un casino c'è, ragazzi, bella Rotterdam. Andiamo a trovare un'altra città così. E nulla ragazzi, io vi saluto per l'ultima volta dall'Olanda. Questa sera non credo ci sarà il video, riuscirò a fare un video post partita perché la partita ovviamente la vedrò mentre mangio qualcosina o mentre sistemo le ultime cose, ma tempo non ce ne sarà tantissimo, ma ci sentiremo dall'Italia presto. Purtroppo, purtroppo ci sentiremo dall'Italia. Nulla ragazzuoli, io vi mando un bacione, vado a sbrigarmi queste cose. Volevo dirvi solo questo, di partire con fiducia. Di essere tranquilli, non è che perché abbiamo perso l'ultima partita, anche se in casa, eccetera, eccetera, con il Sassuolo che non è il Milan, la Juve, il Napoli, però non è un buon motivo per buttarsi giù e cominciare a fare come quelli che dico, nomino sempre io, i grandi criticoni, lamentoni del web mai contenti. Calma, sempre calma, sangue freddo. Le cose si sistemano. La possibilità di fare una buona, ottima stagione ce l'abbiamo, quindi fiducia, fiducia ragazzi. E detto ciò, un bacione a tutti dall'Olanda e ci sentiamo presto ragazzi. Mi cade una lacrimuccia dovendo abbandonare questa terra spettacolare. Un bacio a tutti. Fate i bravi, amala.